E sulle candidature per le prossime iniziative si confrontano i 5 Stelle. Intanto, dopo Serenella Fucsia, anche il sindaco di Gela, Domenico Messinese, è stato espulso dal movimento. Sentiamo Mario Franco Cao. Il sindaco di Gela Messinese dice che la sua è stata un'altra esecuzione di piazza frutto di una dittatura telematica. Beh, evidentemente non ha capito che cos'è il Movimento 5 Stelle, che è una forza politica dove conta il che cosa e non il chi. Che cosa sono le regole e il programma elettorale? Lui purtroppo ha violato sia la prima, non restituendo lo stipendio, che la seconda, non rispettando il programma degli elettori. Il sindaco di Gela, espulso ieri dal Movimento Siciliano, attacca parlando di una corte marziale di Beat e si difende dalle accuse. Il taglio dell'indennità non era previsto dal programma elettorale e l'accordo con l'ENI, l'altro capo di imputazione, ha come vero firmatario il suo predecessore. Ma ormai Messinese è fuori dai 5 Stelle, ultimo di una lunga lista di epurati, a poche ore dall'altro ben servito alla senatrice Fucsia, in ritardo nel rendiconto delle spese. Una fine d'anno con qualche patema tra i pentastellati, che sfiora anche la prossima corsa per le amministrative. Fedeltà alle regole, candidati decisi dai militanti in rete, ma anche tensioni in vista, specie a Roma, tra i sostenitori dei due consiglieri comunali attuali dati in pole position, De Vito e Raggi. Il 2015, in attesa del discorso di fine anno di Grillo sul web, nonostante il ritiro del suo nome dal simbolo, in contemporanea con quello del capo dello Stato, si chiude però anche col riconoscimento arrivato dal Financial Times. L'autorevole quotidiano britannico ritiene che il movimento abbia raggiunto una sua maturità, sia da tenere d'occhio come seria alternativa a Renzi e indica Di Maio come futuro leader. Ma con tutte queste espulsioni alla fine non sono un danno per voi, soprattutto d'immagine, non finiscono per pregiudicarvi? Assolutamente no, ripeto, da noi vince il programma, non ha vinto a Gela Messinese, ha vinto il Movimento 5 Stelle. Se tu rompi il patto con gli elettori, il Movimento 5 Stelle va avanti, ma tu ti devi fermare?